Herobrine, se non ti piace. Oh! Avete sentito? Avete sentito? Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Ciao ciao, come state? Spero tutto bene. Oggi sarà un episodio incredibile. Perché sarà incredibile? Perché voglio finalmente creare una tomba. Un sigillo per Herobrine, perché ho il sospetto che questo mondo, il mio mondo, la mia vanilla, sia infestata. Quindi voglio scacciare per sempre questa maledizione. Vi ricordate? Oh, fra l'altro c'è la luna piena. C'è la luna piena oggi. Vi ricordate la statua del teschio che ho costruito? Che sentivo un sacco di rumori, c'erano un sacco di mostri, streghe, creeper. E adesso guardate se non c'è niente. Adesso che ho costruito la statua, c'è un silenzio raccapricciante, ragazzi. Poi guardate la statua, fa paura. Infatti voglio stare il più lontano possibile da quella statua. Ma perché l'ho costruita? Ma perché? Oggi che cosa facciamo, signor maialino? Creerò il sigillo di Herobrine perché mi sono stancato. Mamma mia, fortuna che c'è la casa del pinguino, sì, del delfino, che mi rallegra un po' la giornata. Oh, è vero, mi ero scordato che avevo passo gelato, ragazzi. Mi ero scordato. Scusa, congela. Ma guarda te, non funziona neanche. Cioè, ho preso le scarpe difettose. Cioè, ho preso le scarpe a 5 euro. E guardate cosa. Qual è il risultato? Passo gelato 1. Oh, serviva 3. Ma guardate che roba. Vabbè, posso prendere il ghiaccio? No, non posso neanche raccoglierlo. In effetti, furbo Minecraft, furbo. E chi toglie questo ghiaccio adesso? Ok, ci sono i primi mostri. Devo andare a chiedere al villager che sta nella chiesa un sortilegio per imprigionare Herobrine per sempre nella tomba. Ecco, appena parli di Herobrine arrivano i creeper, eh. Chissà come mai. E dite la coincidenza, eh. Porca miseria, anche i creeper. Dentro, ecco. Salve, villager. Villico. Scusi. Ho bisogno di. Sì, ok. Ho bisogno di un sortilegio per Herobrine. Vediamo, un sortilegio, un sortilegio. Perfetto, questo andrà benissimo, grazie mille. Oh mio Dio, solamente che qui c'è un creeper che mi aspetta. Lo sento camminare. Devo uscire veloce! Uscire veloce! Ok. Non vorrei che rompesse tutta la chiesa, eh. Veloce, devo andare a casa, devo andare subito a casa. E qua c'è un maledetto scheletro! Scagnozzi di Herobrine! Oh, porca miseria, guardate! No, 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 è la catastrofe, è la catastrofe! No, beccati questo maledetto! Guardate questo scheletro! È super forte! Devo correre subito a casa! Devo correre subito a casa! E devo prendere i materiali! No, vabbè, ma oggi che cos'è? Cioè, guardate! Che questo come lo spiegate? Ci sono tutti gli scheletri super incantati e corazzati! Dov'è la molla super? Ok, torniamocene a casina. Ah, casa, dolce casa. Vediamo se mi ricordo bene. Ci voleva una crema di magma. E devo avere sicuramente tre. No, due ragnatele. Poi che cosa serviva? La pozione di salute istantanea, perfetto. Ok, ho preso tutto. Cavolo, ma perché dovevo uscire proprio di notte? Ma perché? È solo di notte che posso fare questo incantesimo per rinchiudere Herobrine per sempre nella sua tomba. Solamente che i suoi scagnozzi, guardate, me lo vogliono impedire. Ce ne sono un sacco. Beccati questo creeper. No, 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 no. Stai indietro, devi stare indietro. Ho detto che devi stare indietro. Ma beccati questo maledetto scheletro. Sono un sacco. Però ce la devo fare. Questo è il posto adatto. È dietro la zucca. E dietro la casa della zucca, vedete? E qua dovrebbe esserci la casa di Pennywise. È il posto migliore per mettere la tomba di Herobrine. E vattene via, maledetto scheletraccio. Sono un sacco. Non ci sono mai stati così tanti mo. Oh, guardate. Oh mamma mia. No, 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 qua è pieno, bella faccia, stai attento, eh. Ecco la casa di Pennywise. Guardate com'è terrificante! Beccati questo! Oh mio Dio, devo farlo fuori! Devo farlo assolutamente fuori! Cioè, guardate quanti sono! Ma ce ne sono un sacco! Questo qui da dove è scappato! Oh mamma mia! No, vabbè, ragazzi, cioè, come faccio? Cioè, mi dite come faccio? Ok, cominciamo. C'è l'alba. C'è quasi l'alba. Io direi di cominciare. Ho tutti i materiali per fare la tomba di Herobrine. Sì, proprio così. Ok, iniziamo a mettere tutte queste cosine.
Devo cercare di ricreare l'habitat perfetto di Herobrine, perché se a lui piacerà questa tomba, non verrà più a disturbarmi. Quindi devo fargli una casa. Devo fargli proprio una casa che gli piacerà veramente tanto. E qui lo imprigioneremo per sempre. Ok, vedete, tutti i materiali scuri che a Herobrine piacciono, sabbia delle anime. E vattene via, dai, mi avete stancato, basta. Devo fare il cimitero di Herobrine, fuori dai piedi. Quindi tutte cose scure che a Herobrine piacciono. Oh, porca miseria, un altro. Vattene via, maledetto. Ok, prendiamo del puzzle. Il puzzle, guardate quanto ci sta bene. Ci sta veramente bene, è terrificante, eh? Il puzzle è terrificante. Herobrine, se non ti piace... Oh! Avete sentito? Avete sentito? L'incantesimo sta funzionando. È partito. Avete sentito il suono? Oh mamma mia, terrificante. Terrificante. Ok, devo fare veloce altrimenti si arrabbierà sempre di più. Devo riuscire a finirlo prima che arrivi la notte, perché di giorno sono molto più protetto che di notte. Quindi veloce, ragazzi. Sono ultra agitato. Ci avete sentito il rumore? E poi chiamate la casualità, eh. Alcuni hanno detto nello scorso episodio: ma li hai messi tu, è casuale. No, no, questo qui era reale. Questo era reale, ve lo dico io. Perché a giocare alle 3 di notte, a fare le tombe di Herobrine, succedono queste cose, fidatevi. Per chi ci crede, ovviamente, a Herobrine, come il sottoscritto. Poi mettiamo un po' di tappetini. Ok, guardate che bello, l'ho ricreato. E poi, Herobrine, non dire che non ti faccio le cose per te, non faccio le cose belle, eccetera eccetera, eh. Quindi non attaccarmi più dopo che ti faccio tutte queste belle cose. Quindi mettiamo tutti i tappetini il più possibile. Deve essere terrificante il più possibile. Ok, fin qui ci siamo. Ok, mettiamo dei cartelli. Sì, perfetto. Perché i cartelli sono inquietanti. Non ditemi, non chiedetemi perché, ma guardate, cioè, fa paura così. Ok, io direi che qua è perfetto. Scaviamo un pochettino. Mi servono dei tappeti. Grazie, tappetini, tornate da me. Mettiamo dei falò qua. Però prima dobbiamo fargli proprio tutto l'interno della sua tomba. La tomba di Herobrine. Ok, ragazzi, qua andrà messo il baule con le ossa. Le ossa devono fare, ecco, perfetto, questo simbolo. Ci siamo. Qui mettiamo le torce. Perfetto. Credo che sia così, eh. L'avevo visto su un video, ragazzi, non chiedetemi dove, ma è veramente terrificante. Ah no, qua ho sbagliato, ci volevano le due ragnatele. E la pozione di salute istantanea. Che cosa stai facendo, bella faccia? Ok, è tutto perfetto. Ci siamo. Adesso qua mettiamo i fuochi da campo. Però mi devi far tornare su, Herobrine, altrimenti... Mamma mia. Quanto manca? Ok, il sole è alto, ancora c'ho tanto tempo. Perfetto, abbiamo messo questi. Ci vogliono i due tappeti. Ecco, li mettiamo, una corda. Tappete, tappeto. Perfetto. Ok, guardate. Ok, così devo aver imprigionato Herobrine per sempre. Adesso devo mettere invece la sua tomba. Che la facciamo così. No, no, così, altrimenti si arrabbia, mi raccomando. Ok, perfetto. Ci siamo, ragazzi. Cioè, guardate com'è inquietante. Non dite che non è inquietante questo posto. Porca miseria. E qua ci voglio scrivere Herobrine. Herobrine. Questa è la tomba di Herobrine. Oh mamma. Ci mettiamo un po' di redstone qua. Che Herobrine piace. Herobrine, devi rimanere qua, hai capito? Ti ho creato la tua tomba. Non venire più a disturbarmi, eh. Oh cavolo, mi sono scordato la crema. È arrivata la notte. Mi sono scordato di inserire la crema di magma. Ma che cosa vuoi che succeda? Non succederà un bel niente, no? Oh sì, come no, eh. Come no, Herobrine. Io me ne vado di qui. Oh mio Dio, non vorrei che arrivasse da un momento all'altro. No, io me ne vado, ragazzi. Vabbè, che cosa succederà mai se non ho messo nella cassa la crema di magma che ci voleva? Assolutamente niente, bella faccia, non succederà nulla. Tanto guarda, la tua casa è lì, beata. E Herobrine dovrebbe essere lì. Speriamo. Speriamo. Bene, ragazzi, io per questo video ho finito. Mi raccomando, state attenti. Ho creato quella lapide di Herobrine.
Speriamo che sia rinchiuso lì, che gli piaccia, e in modo tale che non mi venga più a disturbare. Io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se conoscete magari qualcosa per scazzarlo, o qualcosa che conoscete, una leggenda, qualcosa. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Io vado a dormire perché ho paura. Quindi ciao, ciao ragazzi, a domani. Ciao 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 ciao.